Grave incidente in una chiesa del Molise. Muore un operaio. È successo a Pietracatella, comune della provincia di Campobasso. Il fatto si è verificato mentre erano in corso lavori di ristrutturazione. La causa sarebbe stata il cedimento del pavimento dell'edificio. Condannato a morte Saif el-Islam, figlio dell'ex dittatore libico Muammar Gheddafi. La sentenza è stata emanata da un tribunale libico che lo ha ritenuto responsabile di crimini contro l'umanità per la repressione delle rivolte scoppiate nel 2011. Il governo di Tobruk, tuttavia, non riconosce il verdetto. Blocchi e proteste sulla Salerno-Reggio Calabria. Il traffico verso la Sicilia ha subito forti rallentamenti. A provocare disagi due manifestazioni, organizzate da lavoratori socialmente utili. La contestazione è nata dalla mancata stabilizzazione dei precari ad opera del Senato. Gerusalemme. Hamas lancia una giornata della collera in risposta all'azione dei militari israeliani nella moschea di Al-Aqsa, luogo santo dell'Islam. La reazione è attesa per il prossimo venerdì. Si apre così la prospettiva di un aumento della tensione in Medio Oriente. Queste le principali notizie della giornata. Un buongiorno da Open Lab. Il ministro Lorenzin smentisce tagli alla sanità. Sentiamo il servizio di Giulia Ronchi. Della sanità pubblica. Il figlio del colonnello Gheddafi è stato condannato a morte per crimini contro l'umanità. Sentiamo Azzurra Di Giovanni. Saif al-Islam, il figlio del colonnello libico Muammar Gheddafi, è stato condannato a morte. Secondo la Corte libica di Tripoli è colpevole di aver commesso crimini contro l'umanità durante la rivolta repressa nel 2011, scoppiata contro il governo del padre e poi trasformatasi in guerra civile. Il secondo genito del dittatore si trova dal 2011 in un carcere della città di Zintan, nelle mani della brigata Abu Bakr al-Siddiq, che si rifiuta di consegnarlo al governo centrale. Il governo di Tobruk, riconosciuto dalla comunità internazionale, ha definito il processo in corso a Tripoli illegale, perché si tiene in una città di fuori dal controllo statale. Il Parlamento di Tripoli, per consentire la continuazione del processo anche in assenza dell'imputato, aveva modificato il codice di procedura penale, permettendo la celebrazione delle udienze in videoconferenza. Per Saif al-Islam e gli altri 8 gerarchi condannati a morte, sarà possibile però far appello entro 60 giorni alla Suprema Corte. Continua il viaggio a Expo. Oggi Salvatore Drago ci parla dei calendari della Serie A sorteggiati dal sito della manifestazione. È partita ufficialmente la caccia alla Juventus. La stagione 2015-2016 del campionato di Serie A prende forma con la composizione del calendario delle partite che le 20 squadre del massimo campionato saranno chiamate ad affrontare. La cerimonia si è svolta a Milano nella cornice di Expo, presenti i vertici del calcio italiano col presidente della FIGC Carlo Tavecchio e i principali dirigenti dei club, tra cui Beppe Marotta per la Juventus, Mauro Tassotti per il Milan, Urbano Caro per il Torino e Daniele Pradea per la Fiorentina. Protagonista assoluto dell'evento, manco a dirlo, è stato il numero uno della Sampdoria Massimo Ferrero, che prima ha giocato in anticipo il derby col Genoa di Enrico Preziosi. Il derby chi lo vince quest'anno? Io. Quanto? Basta pure 1-0. Non chi lo sa. Basta, Muriel. No, su rigore. No, su azione. Ed è Muriel, no. Cross di Eder, Muriel, come sei di testa? Cross di Eder, poi? Il gol di tacco di Muriel. Il derby invece come lo vedi? Il derby bisogna giocare. E poi ha scherzato su quello che potrebbe essere il prossimo colpo di mercato per l'attacco dei blu cerchiati. O caca adesso? No, credo proprio di no. Dov'è che va? All'Anderlecht? Sì, così ho letto sui giornali. Con chi lo sostituiamo? Con chi lo sostituisce? Con lui. Ma io sono un bomber, eh? Sarà meglio. Si comincerà dunque sabato 22 agosto con la prima giornata. Il big match sarà tra Fiorentina e Milan, mentre i campioni d'Italia della Juve esordiranno in casa contro l'Udinese e l'Inter sarà di scena a Bergamo con l'Atalanta. Alla seconda subito lo scontro diretto tra Roma e Juventus, alla terza il derby di Milano, alla sesta Napoli-Juventus. Il derby d'Italia tra Inter e Bianconeri arriverà all'ottava giornata, Juve-Milan alla tredicesima. Da brividi l'undicesima col derby di Torino, Inter-Roma e Lazio-Milan.
Previsti 5 turni infrasettimanali e 6 soste tra nazionale e vacanze natalizie. Il campionato si concluderà il 15 maggio con Juve Samp e Milan Roma tra le partite di cartello. Per ora è tutto, arrivederci alla prossima edizione di Open Lab.